consecutiva senza subire gol e si vede anche in fase d'attacco. Adesso vi proponete con molta più convinzione, lo ricordava anche lei nelle altre interviste, anche rispetto all'inizio della stagione. Però a un certo punto sembrava che quando arrivate nei pressi dell'area facevate girare il pallone, si era sullo 0-0. Volendo cercare proprio il pelo nell'uovo, si poteva avere un po' più di cattiveria nell'attaccare l'area di rigore? Grazie. No, no, è una cosa che si può dire questa, perché effettivamente noi bisogna essere più determinati in quel momento lì, perché ci sono state delle scelte dove si poteva andare a chiudere l'azione più velocemente, invece abbiamo fatto ritornare in assetto difensivo la squadra di Gattuso. Però poi in altri momenti ti dà la possibilità di gestirla e di trovare poi più largo sugli esterni, visto che poi si va sempre a difendere la zona centrale, si va sempre a difendere la porta. È chiaro che dall'esterno poi per noi diventa un po' più difficile, perché se non ci arriva Mauro con gli altri si fa un po' di fatica, e quella può essere una cosa che dobbiamo migliorare, questo fatto quando andiamo sugli esterni di andare a chiudere l'azione prendendo in ipotesi la formazione stasera con uno dei due mediani, perché poi Rafinha non è che sia la sua possibilità. Ivan ci è riuscito domenica, ma quella è una cosa che dobbiamo migliorare, di riuscire a portare più densità dentro l'area di rigore quando la palla è sugli esterni, ecco. Salve mister. Sì. Per cercare di spiegare con logica magari i due errori di Cardi, visto che sono stati due non uno di un bomber infallibile, dico una cretinata se penso che il terreno bagnato abbia accentuato la velocità del pallone, lui non è stato bravo a calcolare i tempi di impatto sul pallone rispetto a come era il campo, perché si vede proprio che arrivava un attimo dopo rispetto alla sua abitudine. Può darsi tutto, io la spiego più facilmente, come alcune volte ha fatto dei gol che uno normale non avrebbe fatto, questa volta che può fare anche uno normale non l'ha fatto, per cui è una cosa che ci può stare. Altre domande? Sì. Prego. Mister, a fine partita abbiamo visto che stava questionando con il quarto uomo, no. Poi è andato anche dall'arbitro a dirgli una cosa. Cos'è che non le è piaciuto? No. Ma chi gliel'ha detto che questionava? Io, a me niente, abbiamo visto. E allora mi può dire anche nella formulazione della domanda che l'avrei voluto baciare? Sì, il quarto uomo e l'arbitro, mi garbano tutti e due. Li volevo baciare. No, ci sono stati. E lei ha interpretato male. Anzi, l'ha proprio invertito il tentativo di portare a termine un discorso, ecco, proprio l'opposto. Prego, in fondo, Tele Lombardia. Salve mister, volevo capire che cosa è cambiato in Brozovic, perché sembra fratello, cioè se si pensa a fine gennaio quando stava per imbarcarsi su un aereo e si dice che lei abbia bloccato il trasferimento del giocatore, perché adesso sembra davvero un altro tipo, cioè cosa ha fatto per convincerlo, cosa gli è cambiato? No, io non faccio mai niente, io spesso bisogna che dia ascolto a quello che sono i comportamenti in campo, ecco, poi è chiaro che un indirizzo lo debbo dare alla squadra in qualche decisione che prendo. Lui, avendolo fatto giocare in questo ruolo qui, come dicevo prima, io ho detto in settimana, io pensavo che lui, perché poi ha sempre giocato un po' così anche in nazionale, pur giocando un paio di partite anche in questa posizione, però è un centrocampista, trequartista, che aveva bisogno di interpretare questo spazio che è il campo come meglio voleva, e te lo trovavi da tutte le parti e riusciva ad essere poi d'aiuto alla fase difensiva, faceva qualche gol. Messo invece in un contesto più ristretto,
come ho detto poi anche ieri in conferenza, avendogli creato questo recinto di tu devi far girare la palla, devi sempre prendere, poi magari non arrivi a concludere, però sei sempre dove passa la maggior percentuale di palloni in una partita, ecco. Fortissimo, giocatore veramente forte in questo ruolo qui, perché poi recupera anche pallone, perché si sente anche più responsabilizzato per la delicatezza del ruolo che una volta superato lui sono a ridosso della linea difensiva, ci va ancora con più forza e a passo, a continuità, a piedi perché li ha tutte e due e anche contrasto. L'ultima qui. Buonasera mister, volevo chiederle come ha visto il Milan di Gattuso oggi, che è sembrata una partita un po' diversa rispetto a quella con la Juventus. Io anche se io questo non lo posso dire, Gattuso è più bravo di me a descrivergli, per cui non spenda la domanda come la tenga con Gattuso, anche perché io non spendo una risposta per fare complimenti ai miei avversari, ma li faccio ai miei, ecco, per cui rimandiamola. Grazie, buonasera a tutti. Destruction.